Ciao ragazzi, oggi vi presento il tiramisù con fragole e banane. È una versione estiva del classico tiramisù, buonissimo, pieno di frutta. Ho incominciato tagliando le fragole e le banane. Ho inserito all'interno mezzo limone e 2 cucchiaini di zucchero. Vado a montare la panna ben ferma con le fruste. Poi procedo con la crema inserendo 250 g di mascarpone, un tuorlo d'uovo e 100 g di zucchero. Proseguo con le fruste, mescolando bene. Ok, ora vado ad inserire la panna montata. Ecco, comunque ne riservo un pochino perché poi dopo andrò ad inserirla all'interno dello stampo, poi vedrete. Ecco, proseguo con la spatola. A questo punto vado ad inserire le fragole con le banane. Ecco, lo metto tutto dentro e vado a mescolarlo bene. Vedete, la crema è molto, diciamo, sembra un gelato. Ecco, mescolo bene. Ok. Ora vado a rivestire lo stampo del plum cake con della pellicola e appunto vado ad inserire la panna che ho avanzato con la spatola nella base, vedete? Giusto uno strato. Ok, ora vado a bagnare i savoiardi all'interno del succo d'ananas. Li vado a disporre tutti in fila, insomma. Ok, così, vedete? Fino a riempirlo. Ora vado a mettere una bella dose di crema, metà, e la spalmo appunto con la spatola. Ok. Ecco, vedete, almeno. E ripeto un altro strato con tutti i savoiardi bagnati nel succo d'ananas. E copro con, diciamo, la crema che ho avanzato. Siate generosi, non preoccupatevi perché amalgamate bene. Ok, ora lo vado a porre in frigo e devo lasciarlo almeno per 3 ore. Ok, poi lo vado a rivoltare su un vassoio e si fa anche presto estrarlo dallo stampo, vedete? Ok, elimino la pellicola, guardate come resta perfetto, intatto. Vado ad aggiungerci 3 fragoline per decorarle, però l'ho voluto tagliare appunto per farvi vedere l'interno, che è una favola, ragazzi. Io ve lo consiglio, credetemi, è il mio cavallo di battaglia, lo adoro. Spero vi sia piaciuta, ragazzi, alla prossima, ciao!